La nostra regione e tutta l'Italia vivono un momento delicato, nel quale è sempre più importante collaborare e trovare nuove soluzioni. Tra le conseguenze dell'emergenza coronavirus vi è la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole. Offrire didattica a distanza diventa quindi fondamentale per mantenere una relazione, non solo didattica, fra studenti e docenti. Vogliamo fornire un aiuto concreto a dirigenti scolastici, docenti e famiglie di tutto il Piemonte. Attraverso l'uso delle nuove tecnologie possiamo rafforzare il sistema scolastico e garantire la formazione su tutto il territorio piemontese. Come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, le istituzioni scolastiche attivano, con il più ampio intervento di tutta la comunità educante, percorsi di didattica a distanza per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Ecco come. Utilizzare metodologie e strumenti già in uso presso il proprio istituto scolastico, se sono adeguati alla produzione e alla fruizione di contenuti didattici. Adottare le piattaforme indicate sul sito del Ministero dell'Istruzione, che offrono soluzioni di chat, videoconferenza e che consentono di creare classi virtuali, distribuire compiti e verifiche, dare e ricevere commenti. Consultare i materiali multimediali utili per lo studio a distanza, indicati dal Ministero dell'Istruzione. Incoraggiare un atteggiamento positivo, di vicinanza con gli studenti e risposte personalizzate ai bisogni di apprendimento. Aderire al progetto Una scuola adotta un'altra scuola, appena lanciato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. Ogni istituto scolastico con competenze sulla didattica a distanza può infatti diventare tutor e offrire consulenza e aiuto a una scuola dello stesso comune o provincia, con minori competenze e meno strumenti a disposizione. Seguire le iniziative del progetto Riconnessioni della Fondazione Compagnia di San Paolo, realizzato dalla Fondazione per la Scuola, che propone attività didattiche innovative da svolgere a distanza e webinar con i docenti. Rivolgersi ai centri territoriali di supporto e per l'inclusione, che sostengono l'attività didattica a distanza degli alunni più fragili, studenti con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o bisogni educativi speciali. Proporre il webinar settimanale Provaci ancora SEM, promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione per la Scuola, Ufficio Pio, Città di Torino, USR Piemonte e associazioni del terzo settore. Le attività creative per docenti e famiglie di Perché, il laboratorio della curiosità della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il set di lezioni per il secondo ciclo su epidemie ed effetti sociali ed economici, predisposto dal Collegio Carlo Alberto. Cosa fare se un docente non dispone di connessione internet a banda larga? Consultare i servizi gratuiti promossi dall'iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Chiedere alla propria scuola se sono disponibili connessioni a internet presso altri istituti o sedi della pubblica amministrazione. Utilizzare strumenti di comunicazione asincrona, come webinar e video lezioni, oppure inviare documenti digitali. I docenti sono invitati a utilizzare gli strumenti digitali acquistati grazie al bonus docenti per lo svolgimento delle attività didattiche. A chi chiedere maggiori informazioni? Dirigenti scolastici e docenti possono visitare la sezione dedicata sul sito di Regione Piemonte, contattare la task force dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, verificare le informazioni, i contatti e le buone pratiche raccolte nell'area tematica del sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, chiamare il numero verde regionale 800 333 444. In Piemonte, riduciamo la distanza con la didattica.